Davide, grazie per stare con noi. Te hablaré en español. Tú lo entiendes, tú me contestas en Ok, italiano. ¿Te perfetto. parece bien? 8 años para ganar el Mundial con Gigi Italia, o 9 si contamos 2014. Es muy difícil ganar un Mundial, ¿no? È molto difficile perché il mondiale MotoGP è veramente molto molto competitivo sia a livello di piloti che di case. Quindi io credo che noi abbiamo aspettato anche un po' troppo a vincerlo perché credo che avessimo avuto le possibilità già da qualche anno. Fare 4 volte secondi in 5 anni chiaramente ti mette fra i migliori competitor, ma per varie ragioni non siamo riusciti a vincerlo prima. Y en este sentido, el primero estaba el muro llamado Marc Márquez. Posible, era Sì, como in chocar un contra certo un muro. senso Marc è stato un vero muro, Un perché Marc è comunque uno di quei piloti che lasciano il segno nella storia del motociclismo. È uno dei 4, 5, 6 piloti che dagli anni 50 a oggi, in 70 anni di moto, hanno lasciato il segno. Quindi credo che abbiamo avuto un problema in più. Por eso te digo que este campeonato forse debía haberse ganado en el 2020 cuando Marc no estaba. Credo di sì. Bueno, tú como expiloto, ¿tú vives esto diferente que Gigi, que es un ingeniero, que Paolo, que es un manager político? ¿Tú lo vives de manera diferente? ¿Tú notas que lo vives de manera diferente o no? Sì, io credo di sì, ma il bello di Ducati Corse in questo momento è che al di là del fatto che Gigi è il direttore generale, il capo di tutti noi, però lascia spazio a me e a Paolo nelle nostre aree. Gigi si concentra molto su quello che è la sua miglior performance, che è la gestione tecnica, e ci lascia spazio nel nostro campo. Per cui io credo che questa situazione di avere 3 persone su varie situazioni sia che si parlano e si rapportano e si confrontano, sia quello che ha dato modo a Ducati Corse di gestire al meglio la situazione. Sí, pero como ex piloto, no lo sé, tú estás más dentro de la piel del piloto porque eres uno Ma ex de ellos o eres uno de ellos, ¿no? io credo di aver capito, poi si può sempre fare meglio, il fatto di sapere cosa pensa un pilota, ma non pensarla da pilota. Io credo che so cosa pensa il pilota, ma non devo dare al pilota tutto quello che chiede, ma da esterno tutto quello che gli serve. La differenza è minima, il Allora, pilota perché? chiede, 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 ma tu devi dare quello Exacto. che serve, non quello che chiede. Como ex piloto, ahora ves al piloto, pero también ves otras cosas desde fuera, ¿no? Esatto, Y esatto. como, ¿cuál es exactamente la labor de un team manager en tu caso? ¿Cuál es tu trabajo? Il mio vero lavoro credo che sia quello di avere la sicurezza che la squadra è gestita bene a livello organizzativo, anche a livello di viaggi, a livello di come tu vivi il team, tu meccanico, come ti rapporti col E team. l'ambiente anche, L'ambiente también. è fondamentale perché il pilota è un animale, annusa. Il pilota annusa e guarda, il pilota si siede sulla sedia e tu li vedi a volte che hanno gli occhi fissi, guardano i meccanici che lavorano, vedono chi parla con chi, se c'è un sorriso o c'è gli occhi Interesante. bassi. Questo fa performance. Sì. Non è solo salire sulla moto o fare 2 click o moto alto o moto bassa. Cioè, l'ambiente crea al pilota una situazione di serenità, Sì. di dare tutto quello che loro stanno dando per mettergli a posto la moto oppure no.
Questa è una delle cose. Poi io mi occupo dei rapporti con IRTA, Dorna, coi piloti e soprattutto del rapporto con i piloti, cioè cercare di far capire al pilota che certe cose le deve fare anche se non vorrebbe farle, ma anche solo un appearance piuttosto che. Cerco di fare il buon padre di famiglia, perché alla fine per me personalmente è davvero una famiglia il team. Ma eso incluye en algún momento ser severo, dirle al piloto lo que no Assolutamente. quiere escuchar, ¿no? Io non dico mai quello che il pilota si vuole sentir dire, se non in occasioni particolari, perché lo ritengo che sia la miglior cosa. Io al pilota dico sempre la verità. Molto diretta. Certo, La tua verità, forse non è quella che lui vede, no? certo, la mia opinione. A volte do un'opinione, a volte do, passami il termine, un ordine. Claro, Ci sono delle volte dove ti dico è claro. così, devi fare così, Basta. punto. Perché non puoi lasciare sempre tutto in mano al pilota. Il pilota è la punta dell'iceberg. Il pilota è quello che deve far vincere tutti noi. Quindi Andrew Whisker. Però ci sono dei momenti dove tu devi essere deciso, diretto. I piloti per concetto sono gente egoista, perché pensano, Assolutamente sì. verrà? Ne parlavo proprio ieri con i ragazzi. Cioè, l'egoismo dei campioni va gestito, va capito e va gestito. Ma non puoi pensare che un pilota non sia egoista, un campione non sia egoista. Lo è. Perché tutti quelli che ho conosciuto lo sono, poi hanno risvolti di un tipo rispetto che a un altro, però Bisogna essere. sono così, sono così. In inverno gli ingegneri lavorano per migliorare la moto. Se puoi migliorare il funzionamento del team, sempre si può Io, per quanto mi migliorare, riguarda, io lavoro per la miglior coesione del team. Per quello anche ieri c'erano i ragazzi a lavorare, io ero con loro, poi molto spesso non lavoro, sto lì, parlo, chiedo se ci sono problemi, ma mi interesso se le loro famiglie stanno bene, cioè devi cercare di trovare un clima di serenità. Quindi tutto quello che è la loro vita privata mi interessa, perché alla fine si può riflettere sul lavoro. Claro. Quindi se c'è bisogno anche di aiutare qualcuno ha avuto un problema con il figlio piuttosto che con la moglie, a livello medico cerchiamo, visto che come Ducati abbiamo molti contatti, di aiutare, cioè cerchiamo di coinvolgere la vita privata del meccanico, dell'ingegnere, nel lavoro, nel senso di aiutarli ad Claro. avere una facilitazione nel Perché lavoro. pensare che il team è perfetto, così come la No, moto il non è team, no, perfetta, il team non è mai come il perfetto. pilota deve migliorare, anche il team deve migliorare Tu uguale, devi no? trovare sempre il miglior compromesso in tutto, perché la moto perfetta non esiste. Qualsiasi moto che ha vinto, stravinto e rivinto, comunque non era perfetta. Claro. E la vita di tutti noi non è perfetta. Cerchiamo di trovare il miglior compromesso. Sprint race, come affetterà al team, al funzionamento del team. Lo sapete già o avete una idea? State curiosi per vedere? No, allora, curiosi per vedere, sì, ma non devi essere curioso e capire che poi c'era qualcosa che non andava, quindi devi organizzare prima, capire prima. Noi stiamo facendo simulazioni su tante cose per capire come gestire al meglio la sprint race, perché cambierà anche il lavoro all'interno del box. Claro. Quindi non c'è dubbio che queste cose le stiamo già simulando. Stiamo facendo valutazioni, stiamo pensando alle tempistiche che servono, perché sai che bisogna cambiare serbatoio, cioè ci sono tante cose che devono essere studiate Claro. prima e già alcuni ingegneri hanno già fatto simulazioni, cosa che faremo probabilmente anche durante i test invernali. La sprint race è un bene o non è un bene? Alla fine per me sì, è chiaro che cambierà la gestione e la mentalità del weekend di gara, anche nella testa del pilota. Claro. Però quando c'è stato tutto questo
questa discussione, ma una gara in più. Allora, i chilometri giustamente sono più o meno gli stessi per mantenere gli stessi motori nel weekend di gara. Ma una domanda che ho fatto a tanti piloti, campioni e professionisti, è stata: ma quando tu eri giovane non vedevi l'ora di andare a correre e di fare una gara in più anziché una gara in meno? Perché oggi, se ti fanno fare una gara in più anziché un test, non sei contento? La pressione è diversa. La pressione è diversa. Stiamo in altro livello, no? La pressione va gestita, i campioni sanno gestirla. Quindi, ancora una volta di più, si vedrà chi è più campione. Perché gestire la pressione fa parte del mestiere. Sì, però Davide, 10 settimane alle fine dell'anno, 16 gare in 10 settimane. Lo questo so. È molestia. Allora, è molestia. Una sola cosa io non sono d'accordo. Secondo me la sprint race è giusta. Secondo me non è giusto fare 21 gare, 21 sprint race. Okay. Perché quantomeno il primo anno bisognava mediare. Sì. Farne 30%, 40%, 50%, 100% forse è un azzardo che Dorna probabilmente ha considerato e calcolato, ma che io quantomeno il primo anno avrei gestito al 50%. Sì, anche il presidente della FIM, che ho parlato con lui 5 giorni fa, anche lui ha detto forse sono troppo, anche lui. Io l'unica cosa ti dico, secondo me la sprint race è una bella cosa, io amo le gare. No. Mi fanno soffrire, ma le gare mi piacciono. Sicuramente soffrirò moltissimo nel 2023 per 42 gare, ma secondo me è giusta, ripeto e ribadisco, partire quantomeno il primo anno col 50% sarebbe stato meglio. Sono gente che dice che il box di Ducati questo anno sarà similar a quello della Yamaha quando è arrivato Lorenzo, per la rivalità, che sarà potente, però come si dice? Costruttiva, positiva. No. Sì, no, tu che spera? Sono, non so, más tensione dello normale? Io credo che quando sei nel team ufficiale, Yamaha o Honda o Ducati in questo caso, credo che avere i due migliori piloti possibili per poter puntare a vincere il mondiale con tutte e due sia un qualcosa che cercano tutti. Abbiamo due piloti, abbiamo il campione del mondo, che secondo me è un signor campione del mondo, che ha fatto vedere grandissime cose durante il 22 e secondo me anche durante il 21, che vorrà riconfermarsi. Giustamente Enea vorrà batterlo, quindi per me è un piacere avere due figli, perché i piloti per me sono come due figli, che tratteremo nello stesso modo e chi è più bravo starà davanti, nessuno dei due avrà una cosa in meno. Io sono certissimo che Gigi, Paolo ed io saremo in grado di gestirli, però, non è un problema. Però Davide, il numero uno non ha ganato il diritto a tenere algo más per essere il numero uno? Io sono la referenza, sabes? Io credo che se lo ha ganato in la pista. E allora, il numero uno ha il diritto, ha il diritto di avere tutto quello che chiede, ma per essere onesti, il numero uno non può chiedere di dare meno a qualcun altro. Tu hai il diritto di chiedere tutto e noi ti daremo tutto, perché Pecco avrà tutto. Ma Pecco, in tutta onestà, non ha mai chiesto che nessuno abbia qualcosa meno di lui, perché lui è campione del mondo o prima quando vinceva le gare. Quindi questa è una onestà professionale che secondo me fa capire che il pilota crede in se stesso. Quindi perché deve avere qualcosa di meno? Io come casa devo dare qualcosa di meno all'altro pilota del team. Perché l'uno ti ha dato questo. Ma lui continuerà a avere tutto per avere quello, per avere il numero uno. Lui continuerà a avere tutto quello che ci chiede, che noi riteniamo che possano farlo performare di più, ovviamente. Claro. Cioè, se mi chiede l'aereo privato per andare a casa e non serve, non serve. Ese no es tu asunto, ese no es tu problema. En el caso de Enea, ¿cómo crees que le puede afectar avere un capomecánico nuevo?
perché lui deve cominciare un capo quasi tecnico. Un capo tecnico, sì, cominciare quasi da zero. Io credo che abbiamo scelto la persona migliore per lui. Io credo che Marco Rigamonti troverà, ha già trovato nel test, Enea me l'ha confermato, un ottimo, ottimo feeling. Ritengo Marco Rigamonti un grandissimo tecnico, non credo che Enea avrà meno del passato. No, no. Poi io sono particolarmente... Giribuola, fra l'altro, abita 5 minuti da casa mia, è un amico, al di là che una, fino allo scorso anno un compagno di lavoro. Io credo assolutamente che Marco Rigamonti sia assolutamente alla stessa altezza di Giribuola. Cioè ha capacità tecniche e capacità gestionali del pilota. Deve credere il pilota. Rigamonti lo conosciamo desde hace años. Il pilota è già convinto. Sì, il pilota è già. Io ci ho parlato, eravamo molto preoccupati di questo e abbiamo fatto parlare e incontrare Rigamonti ed Enea più volte prima della fine del campionato. Si sono parlati molto, abbiamo fatto un percorso per arrivare a questo, per cui al test è andato tutto molto bene e a oggi ti confermo che Enea è tranquillissimo, è convinto che con Rigamonti non avrà niente di meno. Che bene. Oye, rapidamente dimmi la qualità di Pecco come pilota, che è lo che más te gusta, te gusta di él? Io credo la convinzione delle sue capacità, è molto convinto, cioè è arrivato al punto dove sa quello che può fare e quello che non può fare, e questo lo ha maturato quest'anno ed è una cosa che ho visto a fine stagione. Può fare sulla moto o in gara o in gestire la gara? Parlo di gestione, gestione delle sue possibilità. Lui ha fatto tanti errori a inizio stagione perché voleva di più. Oggi ha capito, sono certo che ha capito che non serve questo, soprattutto l'anno prossimo con 42 gare. Quindi questo mi fa stare abbastanza tranquillo sull'anno prossimo, che l'anno prossimo non vincerà chi vince più gare, il mondiale. Ah, che bueno. Oye, ¿y Enea come pilota? Enea? Enea è bellissimo perché se tu vai a girare con Minimoto, sì, con gli amici o a fare la gara del mondiale MotoGP, per lui è la stessa estremismo. Lui va a divertirsi, quindi questo gli libera la mente. Sì, però adesso ha una responsabilità, adesso sta nella squadra rossa con tutti la i squadra ligeri. Rocca mette pressione. Claro. Perché tutti dicono mettiamo pressione, non siamo noi che mettiamo pressione. Quando tu arrivi alla Ducati ufficiale come alla Honda ufficiale, la pressione c'è. Claro. Perché se ti siedi sulla sedia rossa e sulla moto rossa, devi provare a vincere il mondiale. Claro. Perché questa è la missione. Claro, per la mission is quella. Oye, otra cosa, Davide, tu che eres un observador de pilotos, ¿quién crees que puede sorprender este año en el mundial? Ya tus pilotos. Ma parli di MotoGP? Sí, ya los hemos analizado, tus dos pilotos. Por ejemplo, ¿crees que Alex Márquez lo hará bien con la Ducati? ¿Crees que dipende che tipo di sorpresa intendi. Io credo che Alex farà sicuramente molto meglio che con la Honda. Beh. Alex sicuramente potrà fare delle gare dove in certe condizioni di pista può fare podio. Alex può sorprendere perché nessuno pensa che Alex possa essere sul podio. Io penso di sì. Qualche gara potrebbe fare podio e poi vediamo se Bezzecchi scoppia. A me mi gusta Bezzecchi, Mi gusta il carattere, però al mismo tempo. Pero al mismo tiempo, Luca, son dos perfiles tan diferentes, ¿verdad? Luca es como muy tal, y el otro es el pilota que atrae a los fans, Bezzecchi, ¿verdad? Sí, molto. Tiene carisma, credo. Sí, 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 lo vedo davvero come Simoncelli. Exacto, sí, señor. Ma io
ci parlo, ho fatto dei viaggi con lui, è molto simile a Simoncelli. Io conoscevo abbastanza bene Marco Simoncelli, lo vedo molto simile a Simoncelli. A me sembra, non so, è un poco timido o no? No. È un falso timido. Non è timido. Oye, dos más. ¿Crees que la tecnología está robando el show de MotoGP? La gente no se sorpassa, Leali, no sé qué. Allora, Leali non è vero che non fanno sorpassare. E la tecnologia è ovvio, siamo nel massimo campionato a due ruote dove tu studi la tecnologia del futuro, è ovvio che ci sono cose nuove. Poi tu sai meglio di me che molto spesso dalle altre case sono state negli ultimi 6 anni, 7 anni solo Ducati ha portato innovazione, solo Ducati, perché non c'è una cosa che hanno fatto altri che le altre case hanno riprese. Ora, la prima cosa che è stata fatta tutte le volte è fermare la tecnologia. No, non si può fare. E allora, perché mettiamo le valvole pneumatiche, la Honda, e torniamo indietro? Perché mettiamo i freni in carbonio, torniamo indietro? Una volta è perché tanto non serviranno nelle moto da strada, l'altra volta è per i costi. Io credo che la tecnologia nella MotoGP debba essere l'elemento principe, perché devi far vedere dove si può arrivare. Dopodiché è chiaro che i costi vanno contenuti, ma non accetto il fatto che tutte le volte ci siano case che dicono non va bene, allora facciamo il monomarca. Sì, sì, i dischi a... Com'è? Facciamo un monomarca, non è un problema. Se vogliamo fare un campionato piloti, la cosa migliore è fare una casa sola e la moto tutti uguali. Ma ci deve essere una sfida tecnologica. Sì, e credo che sia una delle cose che Ducati ha fatto negli ultimi anni. Muy bien. È stato un piacere. Igualmente, va bene. Hasta luego. Ciao.